tutto italiano. E allora grazie ai nostri ospiti per essere stati qui, ringraziamo questa micro regione. Vero? Sì, regione virtuale, però regione virtuale. Cioè, esiste. Esiste, è vero. Complimenti davvero, adesso Lorella Landi con Uno Mattina Magazine. Ciao Lorella, noi ci vediamo domani. Domani, per un'altra puntata. Buongiorno, benvenuti ad Uno Mattina Magazine. Allora, ieri sera è andato in onda lo storico concerto che ha visto riunirsi una delle coppie più amate della canzone, Albano e Romina Power. Ce lo racconta Serena Magnanenzi. Dopo il sogno delle Hawaii. Non li vedevamo insieme dal 1998. Ieri sera Rai 1 ha trasmesso il loro ultimo concerto tenutosi a Mosca. Era il 17 ottobre del 2013, ma di colpo siamo tutti tornati negli anni 80. È stato definito l'evento dell'anno, Albano e Romina di nuovo insieme. La curiosità è stata tanta, visto che il concerto Moscovita ha registrato il tutto esaurito. Sicuramente l'effetto nostalgia è stato fondamentale. Gli sposini più famosi della canzone hanno fatto la gioia dei nostalgici degli anni Ottanta, quando rigorosamente in coppia calcavano palcoscenici televisivi e non. Inutile dirlo, il tempo è passato e si è visto. Se 20 anni fa era impossibile anche solo nominare Albano senza Romina, oggi le cose sono un po' cambiate. Certo, le note erano le stesse, più o meno, ma lo spirito evidentemente no. Felicità e un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Insomma, vedendo i loro sguardi, ci viene da credere che per convincerli a cantare di nuovo insieme ci sia voluto molto di più di un bicchiere di vino con un panino. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore. E per parlare di Albano e Romina sono qui con me oggi Maria Scicolone, grande amica di Albano e Roberto Alessi. Allora, abbiamo visto ieri sera il famoso concerto di Mosca per intero. È stato un successone per Rai 1, uno share incredibile. E devo dire che questo concerto è stato molto atteso, Maria. Lo stesso Albano, in una prima intervista, ha detto che praticamente lui non ci sperava, non credeva in questa riunione artistica. Però poi finalmente è arrivato il sì di Romina e ci hanno offerto uno spettacolo indimenticabile. Ma questo è sicuro, perché devo dirti che ieri sera è stato uno spettacolo incredibile, perché poi lei era tutta accattivante, girava intorno, perché Albano, che è del Toro, lo conosco bene, è tornata buona. Ma non essere così di prima mattina, dai, il cachet, tutti prendono il cachet, anche Albano, tutti però Romina era accattivante, perché quando cantava girava intorno a lui, si muoveva tutta questa sciarpa, girava, lo guardava negli occhi, ma te ne sei accorto? Poi al pezzo Nostalgia Canaglia, allora ho detto voglio proprio vedere come va a finire, perché non ci sono dubbi che tra loro c'è stata una grande storia, una storia incredibile. E cancellare gli occhi di Romina Power, che sono quelli del padre, che io mi ricordo che abbiamo visto il film io e Sofia, ma Sangue Arena Pozzuoli, senza una lira, non avevamo 12 Maria volte. Maria ci sta dicendo che Romina a Mosca ci ha provato con Albano. Ho detto semplicemente che Romina aveva la gioia di cantare. Sì, però si è sciolta nel corso del concerto, perché inizialmente neanche lo guardava. No, però hai visto le distanze che c'erano tra loro due, perché avranno detto se ci avviciniamo un po' le mani si toccano prima o poi. Invece sono stati perfetti, diciamo. E poi Roberto, ma neanche loro si aspettavano un successo simile, no, è vero? Stato un grande successo. Dunque, è stato un enorme investimento, non solo perché c'era presente Romina e ovviamente anche Albano, ma anche tanti ospiti. È il primo ad averci creduto, perché gli ho anche parlato, è Andrei Agapov, che è questo grande impresario russo che è riuscito, e l'idea è proprio sua, perché Albano neanche ci pensava di tornare a cantare con Romina, però per i 50 anni di carriera e 70 anni
di età di Albano, voleva fare qualcosa di straordinario in Russia. Allora ha cominciato a parlare con Romina e Romina, ecco, ha detto praticamente subito un sì, perché... No, non subito, no, almeno no, da quello che ha detto Albano. Non ha chiuso subito la cosa, esatto, nel senso che Agapov mi ha detto che c'è stata subito una contrattazione e per il grande sentimento che gli ha legati, non per altro, dopo diverse ore e giorni di contrattazione, ha detto di sì. Ecco, ma io mi chiedo perché questa coppia ha un posto così importante nel cuore del pubblico, e ma solo per le loro mai. Canzoni, secondo voi? Ma no, perché a volte queste cose sono magiche e non capisci perché. Nascono in quel modo e vanno avanti in quel modo, possono anche vivere altri 10 anni separati, quando sono insieme loro e noi sono abbiamo Romina visto anche e, tanti e artisti lì a Mosca, rivediamo un momento in cui Albano canta con Umberto Tozzi Gente di mare. Ah sì. Pensato che il concerto potesse rappresentare magari un nuovo inizio, anche se solo artistico. Tu che conosci bene Albano, è possibile una cosa del genere? Albano però nelle sue cose, cioè quando dice basta, secondo me Albano dice basta. Però non ci sono dubbi che... Io ho visto anche l'espressione della figlia di Albano, che lei è dolcissima, c'è il disagio un po', magari perché tutti vorrebbero, perché la vera coppia, però Albano ormai ha preso le sue decisioni, dico, se non ora quando, cioè a un certo punto Albano non è grandi. Che ci ha messo sopra una pietra su Romina, ci ha messo sul Monte Bianco, no, ecco, questo è esagerato, sia da un punto di vista, no, nel senso che qualcuno in questi mesi continuava a dire ma magari c'è un ritorno, infatti, di fiamma, no, eccetera. Lui proprio nelle interviste che ha rilasciato subito dopo il concerto, la prima cosa che ha lamentato è stata proprio quella di non aver trovato l'atmosfera e l'unione che gli legava un tempo e quindi ha detto io non posso fingere davanti al mio pubblico. No, e poi devo dire invece Romina ha fatto di tutto per essere accattivante, anche perché ovviamente lei ha bisogno dell'aiuto della voce di Albano, perché Romina ha molta grazia, musicalità sicuramente, poi è una però donna... All'inizio del concerto si è visto un po' di tensione, secondo te Albano l'ha sofferta inizialmente un po' questa tensione? Io dico di sì, conoscendolo, perché Albano è un uomo sensibilissimo alle atmosfere ed è una persona generosa, quindi lui sicuramente all'inizio ha pensato soltanto a lei, a Romina, ecco, e poi... Ci ha pensato tutta la vita e ci pensa ancora a lungo, ma a Romina, dopo ci penserà, mia. Ma perché tu puoi dimenticare... Un grande amore, un grande no. amore ma si va dimenticato, no, e allora vuol dire essere insensibili. E allora però rivediamo un altro momento del concerto dove Albano duetta con i Ricchi e Poveri. Confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo.
canzoni. A me questa canzone dei Ricchi e Poveri mi ricorda quando ero bambina lì incollata alla televisione a Sanremo, che era molto orecchiabile, quindi tuttora è rimasta anche nella mia memoria. Sì, ma poi oltretutto voglio dire, Albano si abbina bene, perché lui con la sua voce, che ha una voce che è, non so, è una cosa mai sentita, lui cerca sempre di infilarsi per dare una mano, aggiustare laddove c'è un po' di vuoto. Lui è di una generosità incredibile, perché è fatto così. Io ho avuto questa esperienza di fare un disco tu con lui. Hai cantato anche con Albano. No, ascolta, io ho fatto un disco con Albano, ma non dovevamo fare un disco. Io sono andata con mio marito alla sua tenuta, dice: vieni, ti faccio vedere la sala di registrazione. C'era anche il pianista, che è bravissimo. Si è seduta, abbiamo fatto in 3 ore, abbiamo fatto 10 pezzi, senza rifarlo, per cui proprio allo stato così. Cotto e mangiato. Però lui cosa ha fatto dopo? Si è infilato dentro, ha fatto degli interventi nelle pezzi che ho fatto io, abbiamo fatto un disco. Che però bello. Ce lo teniamo. Roberto, allora, in un'intervista, Loredana Lecceso, nel momento in cui le è stato chiesto di dare una sua opinione sul concerto, lei ha risposto: beh, è una bellissima idea, ma secondo te è stata sincera fino in fondo? Ma io gli ho parlato diverse volte su questa cosa, lei ha detto: non ho detto di no, ero disponibile al fatto che si rivedessero, il che è già una grande prova. Cosa volesse dire non si sa, della serie, insomma, se l'ha fatta andare giù, ci ha bevuto dietro un bicchiere di vino rosso di Albano ed è finita lì. Le due non perdono occasione per punzecchiarsi, appena c'è l'occasione parte la frecciatina o da una parte o dall'altra. La frecciatina parte sempre un po' da Romina nei confronti di... Sì, sempre sta storia di vestiti negli armadi dimenticati, che la Lecceso se glieli va a prendere, se li indossa, eccetera. Ovvio che poi la Lecceso, ne abbiamo già parlato, risponde e comincia a parlare, ecco, che però lei io è una mi chiedo, piccola. Se è davvero tutto finito tra Albano e Romina, come sostengono tante persone, allora perché i rapporti tra Romina e Loredana sono ancora così tesi e si punzecchiano appena possono? Va bene, ma si punzecchiano perché ovviamente Romina è Romina, Romina non è... Cioè, può aver preso qualche chilo. Romina è una donna straordinaria. La Lecceso vive a Celino San Marco e divide la casa anche con i figli di Romina, per cui di per sé è già una situazione di potere, pur essendo all'esterno Romina. E poi comunque Romina un po' fa quello che ha fatto sbagliando la mamma di Romina quando parlava di Albano. A suo tempo Linda Christian diceva: mia figlia, la figlia di una superstar come Tyrone Power, va con un contadino, e lo diceva perché era in fondo un ignorante, perché la cultura contadina è quella che ha gettato le basi della grande cultura italiana, ma che le batte tutte, nessuno escluso. Ma, e allora, ma però Albano, interrompo un attimo, Maria, noi vogliamo rivedere anche un altro momento in cui Albano canta con il grande Gianni Morandi in ginocchio da te, guardiamo insieme. In ginocchio da te, io correrò per me, te credo, sì, io t'amo più della mia vita, oh sì, io t'amo più della mia vita. Segnato la storia della musica italiana. Sì. Musica italiana anche all'estero, perché durante il concerto i russi presenti cantavano, perché pur non conoscendo l'italiano conoscono a memoria le canzoni italiane, queste canzoni italiane. Ma le cantavano? Sì. Le cantavano. Abbiamo visto Felicità, Nostalgia Canaglia. Sì, il pubblico veniva inquadrato, loro cantavano. E allora chiudiamo vedendo il momento più atteso del concerto. Guardatelo insieme a me. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Dami Gospoda, Espada, Albano e Romina Power! Sarà una storia d'amore ed un mondo migliore, ci sarà un azzurro di tensi lucenti.
sempre le paragoniamo però con il passato. A un certo punto Romina cercava gli occhi di Albano, lui non l'ha guardata. Se vedi nelle vecchie edizioni i due non perdevano attimo, cantavano guardandosi proprio negli occhi. Va bene, Albano mi ha detto una cosa importante, cioè? Maria. Lui ha perdonato, ma non dimentica. Va bene, ma questo fa parte delle cose della vita, perché tu dimentichi, ma nessuno dimentica, però bisogna... Già il fatto di perdonare è importantissimo, bisogna perdonare. Bene, allora io... Questa donna è buona come un babà. Allora... Però ti dico una cosa, certo che se la guarda da vicino a me, per forza la deve guardare negli occhi. Io avrei fatto la stessa cosa al posto suo. No. E allora io vi ringrazio, però noi torneremo a parlarne anche alle amiche del sabato di questo concerto, perché ci sono tante altre cose da dire. Ed ora cambiamo argomento, voltiamo